What a tutti ciurma e benvenuti da Giocherino in questo nuovissimo episodio su The Last of Us parte 2. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostenitore like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vedremo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi, per voi soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando, spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno, signore e signori. Dopo che la volta scorsa abbiamo finito tutta la parte dell'ospedale, che sicuramente non è stata semplice. Abbiamo incontrato un nuovo mostro, veramente davvero molto molto carino. Per il resto quindi Yara alla fine è stata operata, le è stato amputato parte del braccio e alla fine lei ha deciso di portare suo fratello Lev a Santa Barbara, quindi di andare assieme appunto ad Owen. Il punto è che Lev non ne vuole sapere, infatti alla fine dopo una discussione è scappato via dirigendosi verso l'isola su cui si trova ancora sua madre, che però lo odia. Quindi sinceramente non posso immaginare come andrà a finire questa cosa. Fatto sta che Owen sembrerebbe essere ancora innamorato di Abby, possiamo dire così. Questa è l'impressione che ho avuto, perché le ha detto: guarda, vieni con noi, nessuno ci impedisce di essere felici. Cioè, più chiaro di questo, ragazzi, mi sembra un po' impossibile. Fatto sta che alla fine delle cose Abby ha deciso di seguire Lev assieme a Yara per andarlo appunto a recuperare. Quindi mi sa che ci aspetteranno tempi duri. È una base di lupi. La usiamo come molo per le barche. Ok. Ed eccoci qua, appunto la volta scorsa ci eravamo salutati qui. Le cose fra Abby e Mel, ragazzi, tra l'altro sembrano essere abbastanza spinose. È chiaro che Mel non la può soffrire, ragazzi, non la può vedere. Quindi allora, intanto qua c'è una moneta, Kansas, che carina. Vediamo un attimino, immagino che adesso dovremo scendere, quindi se dobbiamo andare a recuperare una barca, mi sa che è quello che ci sarà da fare. Tra l'altro, come al solito ragazzi, a munizioni non siamo messi proprio alla grande, ma anche perché appunto lì all'ospedale ci hanno dato parecchio filo da torcere, quindi oddio. Non ce la farò mai. Beh, da qui direi che non so la morte, ma c'è qualcosa di peggio, forse rompersi tipo tutte le ossa in corpo e restare comunque vivi. Quindi che cosa faremo? Dobbiamo scendere da qualche parte? Allora ragazzi, forse possiamo scendere da qui. Almeno c'è un appoggio per quanto instabile. Ti aiuto io. Chissà se reggerà sto coso. Mamma mia. Andiamo. Ok, almeno da qui non rischiamo di ammazzarci. Purtroppo Abby, ragazzi, come sempre soffre di vertigini, quindi queste cose non sono facili per lei. Scendiamo anche noi. Ecco qua. Allora, da che parte saranno mai le barche? Al tuo villaggio. Lungo la costa ci sono punti ciechi per l'attracco. Poi seguiremo le strade secondarie. Sono sicure? È la via meno rischiosa. Qualche speranza che lei cambi idea. Nessuno. È troppo attento. Andiamo proprio bene. Non aspetta. Vedo di qui. Ha un dedo di tutti la donna. Direi. È la sua mamma. Lei non la vede. Appunto, la questione è che lei lo odia. Cioè, questa cosa era abbastanza chiara. Comunque, allora, qui sembra non esserci nulla, quindi seguiamo Yara. Entriamo qua dentro. Cosa abbiamo qua? Straccetti al massimo. Alcol, perfetto. Ingranaggetti, ingranaggetti e ingranaggetti. Meraviglioso. Che altro abbiamo qua? Scoccetto, forbicine. Esplosivo al massimo, mi posso creare bombe, direi, ragazzi, per ora. Vabbè, dai, ce ne teniamo due. Anche se, oddio, dai, possono essere utili. Ce ne facciamo un paio, tanto di medikit comunque ne abbiamo già tre, siamo al massimo, quindi raccogliamo l'esplosivo. Mettiamo a posto la bomba. Dobbiamo fare il giro. Che meraviglia, come sempre ragazzi ci aspettano le strade più lunghe. In il giro proviamo a vedere di qua. Da questa parte. Ok, meraviglioso, fantastico. Tutto stupendo, davvero. Cerca di non bagnare il braccio. Troppo tardi. Non stavo a dire, comunque piove, non è che è all'asciutto, quindi temo appunto sia troppo tardi. Saliti di qua.
come fai ad essere già lì? Eri dietro di me un attimo fa. Buggone incredibile, ragazzi. Non so se lo possiamo definire bug, però era dietro di me e spuntata giusto qua davanti. Allora, carburante per lanciafiamme. Ingranaggetti. Qua ci sarà qualcos'altro. Sembrerebbe di no. Quindi andiamo imperterriti verso la nostra meta. Di qua non si passa. Da dove passiamo? Bella domanda. Dica. Di qua. C'è tipo un sottopassaggio o robe simili? Forse si è creata, ragazzi, un'apertura da questa parte. Vediamo un po', eh. Oddio, aspetta, fa fare a me, scusa, eh. Aspetta, faccio io. Ho due braccia e sono pure abbastanza muscolose. Mazza, chissà quanto pesa sta roba, ragazzi, mamma mia. Dai, via. Ok. Mamma mia, da dove passiamo? Quest'acqua, oddio, vabbè, ormai chissà, sì, sarà abbastanza putrida. Guarda. Sì, sì. Io non capisco, ragazzi, mannaggia al lab, veramente. Che cavolo si è messo in testa? Cioè, andare lì da solo, alla ricerca della mamma, che però non lo può vedere. Dai, sono laggiù, boh, dall'altra parte. Dobbiamo salire in strada e fare il giro. Le iene pure che li hanno tipo rinnegati, quindi cioè non sarà il benvenuto assolutamente lì. Andiamo, va. Intanto, ragazzi, è passato così tanto tempo da quando abbiamo visto Ellie l'ultima volta che me la so pure scordata. Cioè, fra un po' veramente non ricordo neanche cosa stessimo facendo. Però vabbè, dai, a parte tutto, ci hanno dedicato un bel po' di tempo a Abby e a tutto il resto. Cosa c'è di qua? Guardiamo un po', un foglietto. Chi avrà scritto cosa? Oddio. What the fuck? Non lo so. Vicky, sii prudente. Oggi in barca mi hanno sparato due volte. Bene. Ti consiglio di portare il peschereccio al largo. Le onde sono alte. Probabilmente vomiterai il pranzo un paio di volte. Ma meglio che essere abbattuti da un cecchino delle iene. Dovremmo provare a riconquistare il vivaio. Addentrarci in questo modo nel territorio delle iene da incoscienti. Cosa hai in mente, Isaac? Magari dopo questo turno potrei chiedere un trasferimento. Pellerei tutte le patate del mondo per non ritrovarmi più qui. Sii prudente, te ne prego. Ci vediamo a casa, Kent. Bene. Benissimo, ovviamente, ragazzi, Isaac ha commissionato anche cose poco piacevoli ai suoi sottoposti. Comunque ho preso delle pillolette, medikit al massimo. Qua dentro cosa c'è? Altro alcol, meraviglioso, almeno ne abbiamo recuperato un pochettino. Ingranaggetto e ingranaggetto. E qua niente, allora, esplosivo e straccetti al massimo. Credo e sembra non ci sia altro, quindi vediamo un po'. Ha detto che dobbiamo tornare in strada, giusto? Quindi dobbiamo salire di qua, mi sa. Andiamo, quindi. Perdiamo troppo tempo, sperando sia stabile sta roba. Come fa a salire? Resta sul muro. Oddio, cerco una barca. Sta succedendo. No, posso aiutare? No, no, no. Faccio io. Ok. Allora, non tira una brutta aria qua sopra, tanto per cambiare. Andiamo e vediamo un po' cosa ci aspetta, ragazzi. Temo niente di bello, purtroppo. Vediamo un po', forbicine. Oddio, chi si starà sparando? Che cavolo sta succedendo? Vado. Facciamo attenzione perché non vorremmo farci ammazzare così di punto in bianco, senza manco rendercene conto. Vediamo, passiamo di qua. La cosa che parlo! Manny! Manny! Sei da sola? Sì! Oddio! Merda! Quel cecchino è un professionista! Che ci fai qui fuori? Le barche! Stanotte l'obiettivo era l'isola! Poi è arrivato questo pendente! Ah. Ho mandato a chiedere aiuto! I soccorsi stanno arrivando! In teoria! Oh cacchio. Mi serve una barca. Adesso. Perché? Poi ti spiego. Beh, allora aiutami a far fuori sto tizio. D'accordo.
Aspetta, è arrivato questo pendejo. Chi è? È Lev? Laggiù. Non lo so. Cioè, fatto sta, ragazzi, che culo. Che c'è proprio Manny. Non ci scappa. Quindi cerchiamo di stare attenti. Restiamo bassi, ragazzi. Passiamo nelle zone coperte. Dio santissimo. Non è nulla. Porca vacca, non è nulla. Va giù. Mannaggia. E ci hanno presi di mira. Ah. Perché? Non lo so. Vabbè, passiamo qua in mezzo. Oddio, a questo gli è saltata la testa. Medikit, ma ce l'abbiamo al massimo, quindi non possiamo far niente. Allora, di qua, ragazzi, ci prenderebbe, quindi stiamo di qua. Oh. Quanto tempo c'ha questo, tra l'altro? Ok. Oh, ma porca vacca. Porca miseriaccia, ragazzi, mi sa che mi conviene, appunto, curarmi un attimino. Quindi mo mi converrebbe andare a riprendere quel medikit, ma non vorrei che mi colpisse. Mamma mia quanto spara. Secondo me da qui a lì, ragazzi, mi prende. Proviamo. Vado avanti. Ok. Non so se devo seguire Manny. Suppongo proprio di sì, anche perché di qua è tutto scoperto. Quindi andiamo giù. Perfetto. Ok. Devo passare qua sotto, suppongo. E adesso passiamo di qua. Tratteniamo un attimo il respiro. Ok. Via. Non mi rimane molto ossigeno. Oh, sali, mannaggia santa. Che cavolo. Ci manca solo e muoio annegata in un metro d'acqua. Allora, ambulanza. Facciamo attenzione perché, raga, questi sono capaci di beccarti pure nei posti dove ti nascondi. Ecco, infatti. Sembra mai sentito. Allora, alcol. Scoccetto. Straccetti al massimo, ragazzi. Quasi approfitterei. Vi faccio un altro medico e ti raccolgo questo straccio. Sì, di qua, un attimo, Oddio. Raga, che spara molto spesso, maledizione. Ok, approfittiamo. Oh, niente. La strada è andata. Non ci posso far niente. Ok. Mi devo sempre far beccare. Dovremmo usare appunto una copertura. Usiamo questo come scudo. Io ti seguo. Che garage, aspetta. Ah, di qua? Sì. Quindi usiamo questo, ragazzi. Stiamo, oddio, al coperto. Dobbiamo andare. Lo so, sto cercando di fare più fretta che posso. Vai. Ok, molla, vai. Ok. Mamma mia. Forse dovremmo seguirlo invece di andare su. Ok, ho preso un martello, ingranaggetto. Forse sta succedendo ora. Merda. Pazzesco, regalco. Allora, colpo per pistola, alcol, colpo per fucile. E non ci resta che alzare questa immensa saracinesca. Manny. Dammi una manina, va. Vai. Ok. Oddio, li vuole attirare qua. Li attira verso di noi. Preparati. Oddio, no. No. Ok. Mi conviene usare punto. Oh, mannaggia. Lo so, teso. Niente. Cioè, raga, fra questi che arrivano di corsa e il bastardo che spara, cioè, come cacchio si fa? Ok, allora, ragazzi, proviamo a fare il giro un attimo di qua, perché sennò così non me la cavo mai. Ok. Saltato in aria, attenzione. Ok, e ciao. E mori, mamma mia. Allora, alcol. Attenzione che... sì, un attimo. Mamma mia, ci sono. Ok. Ovviamente ci sono infetti pure qua. Mannaggia tutto. Ok. Ah, cioè, che ci becchi qua dentro. Ecco, mo stava a dire che ci becchi qua dentro è tipo un po' impossibile. Preso. Ma dai, sto morendo. Curati.
Oh, il martello. Oddio, Clicker. Oddio, Clicker. Dov'è? Ok, ok, ne stanno arrivando altri. Aia, la fessa di Soreta. Minchia. No, non c'ho colpi. Caraca. È veloce. Eh sì. Questo che dico, è veloce e ne ha di colpi, maledizione. Io non ne ho più tanti, tra l'altro. Allora, per fucile, raga, niente. Per fucile automatico me ne sono rimasti tre. Che cacchio faccio? Cioè, oddio, esplosivo. Ok, vado. Vado, sì, mi avventuro, ma... comunque, non è... niente, raga, oh. Porca miseria, porca miseria. Bomba, bomba, bomba. Che è Shambler? Stai scherzando? Mannaggia tutto, mannaggia. Terribile. No, 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 no. No, no, no. Eppure le tossine, no. È su. Regà. Niente, me ne è rimasto solo uno, eh. Solo uno. Che sta succedendo? Quanti altri ne arrivano? Siamo giù. Ok, sono riuscito a fare uno headshot, ragazzi, per puro buco di culo. Oddio, non ne ho più. Cazzo, non ne ho più. Mi è rimasto solo il lanciafiamme. Dobbiamo arrivare al ponte prima che scappi. Sì. Lo so, con tutta la buona volontà, però. Ok, esplosivo. E esplosivo. Perfetto, mi posso creare altre bombe rimbalzelle? Sì. E medikit, ragazzi, perché siamo un po' a corto. Perfetto. Mettiamo a disposizione la balestra anche perché non ho più niente, ragazzi. Non ho veramente più niente, mannaggia tutto. Ok, alcol. Perfetto, perfetto. Qua dovremmo essere a riparo. Vedo l'ora di beccare il bastardo. Spero. No, io ho detto che è Lev, ma ovviamente non è Lev, anche perché Lev non aveva un fucile da cecchino e non penso lo sappia usare, quindi ho detto un po' una boiata, però. Lo so, sto cercando qualcosa. Non c'ho più niente, andiamo. Va bene. Oh! Ci sono. Vai, che dobbiamo fare? Che facciamo? Apriamo qua? Ok, vado, eh. Sta pronto. Chissà, chissà, chissà se la sarà data pure un po' a gambe, no? Si starà spostando. Non può essere, lo fanno. Appunto. Ok, qua ci sarà di sicuro qualcosa, ragazzi. Giù! No, il diavolo! È lì! È lì, è lì! Guarda il bastardo! Che scappa! Manny, cazzo, ma sparagli! Fai qualcosa! Mazza che mira che c'ha, eh! Ehi! Cazzo di merda! Eccolo là! Andiamo vai, a prenderlo, vai, vai, vai. Vado, vado, tienilo, vado! Impegnato! Merda, attenzione! Giù, giù! Minchia! Ma chi è questo? Il Superman dei cecchini. È una roba incredibile, ragazzi. Ah, giù! Sei fregato, pendejo! Fregato, fregato mica tanto. Ci ha fatto le chiappe a strisce fino ad ora. Ragazzi, non sto guardando perché non penso che abbiano messo materiali di qua. Quindi vado. Eccolo lì. Oddio. Dov'è? Dov'è? Aspetta, non sono ancora manco arrivata. Lo vedo! Lì, lì. Lo vedo, lo vedo! Aspetta, aspetta! Ammazza, regà! La puta che te parió! Ok. Mamma mia, regà! Mi sa mi conviene Giro curarmi! Soldato. Un attimo! Cioè, non c'ho il tempo manco per pensare! Ok. Proviamo a passare qua sotto, ragazzi. Vediamo se riusciamo a beccarlo. Forza! Intanto continuiamo. È una roba allucinante, ragazzi. È veramente allucinante sta roba. Bastardo. È in trappola. Dici te? Forza, costringiamolo a uscire. Sono nella cacca, ragazzi. Nella cacca bucù. Mi è rimasto un solo kit medico e munizioni quasi nulla. Non ti sgamo proprio. Mandy. Vai. Sicuro. Cerchiamo di... No.
parole, ragazzi. È impressionante sta cosa. Cioè, ha ammazzato Manny. Così. Improvvisamente, dal nulla, alcol. Vabbè, prendo tutto, ragazzi, quello che c'è qua. Mi posso creare un kit medico, lo farò subito. Mamma mia, sono senza parole. A parte che qua mo non so manco dove cacchio si sarà ficcato il maledetto. Cioè, ci manca solo che me lo trovo così, a un passo da me. Dove sarà? Tra l'altro non lo detecto neanche col senso del ragno, ma forse perché non c'è. Chissà. Intanto vedo se c'è qualcosa da prendere, ma sembrerebbe di no, a meno che non c'è qualcosa qui al bar. Vediamo, non so neanche se è il caso di stare qui a girare. Infatti non c'è nulla. Ok, facciamo attenzione. Ma chi è Tommy? È Tommy! Raga, io non ho pensato neanche per un secondo che fosse lui. Non importa. Neanche per un secondo ci ho pensato. Forza, prendiamo la barca. Oh Gesù. E questa l'ha pure accoltellato. Dove ora? Vieni. Mi vedete così sbigottita, ragazzi, vi starete pure chiedendo, ma come hai fatto a non pensare a Tommy? E che appunto ormai è passato talmente tanto tempo, ed è da talmente tanto tempo che stiamo giocando con Abby, che mi sono quasi dimenticata, ragazzi, insomma, da dove siamo partiti. Quindi Ellie, Tommy e tutta la compagnia bella. Sono sbigottita, ragazzi. Niente guardie. Non usano quest'area dell'isola. Vabbè, vediamo. Siamo almeno riusciti ad arrivare all'isola. Quindi la barca di Lev, esatto. Dobbiamo raggiungere. Sai dove sta andando? A casa. Vuole trovare nostra madre. Quanto è lontano? È sull'altro lato. Ma tu guarda un po'. Quindi dobbiamo attraversare tutta la maledetta isola, no? Conosco vie secondarie. Non ci vedranno. Magari hanno invaso anche le vie secondarie. Sì, me l'ha detto il mio amico. Vogliono usare la tempesta come copertura. Sì, era quello a cui pensava Isaac. Cambi idea. Il tuo capo, Isaac, che cosa vuole? Mettere fine alla guerra. Ma a quale costo? Ormai è pronto a tutto. A quale costo? Ammazzare tutti quanti quelli che gli danno fastidio. È la via più veloce. Gli dice: elimino il problema alla radice, li ammazzo tutti e non ci sarà più guerra. Ok, andiamo, va. Seguiamo Yara, i vie secondarie. Io non è che mi fido poi tanto, sinceramente. Arriva dall'altra parte. Mo che piglio Lev, gli gonfio la faccia. Va bene? Vediamo un po' cosa c'è qua dentro. Sicuro qualcosa di utile. Ok, colpi, scoccetto. Non si sa mai. Perfetto, esplosivo. Anche una nuova moneta. Straccetto. Perfetto, possiamo andare, no? Raga, sì, ho preso qualcosina. Ah, bello. Fanculo. Li conosci? Li ho visti in giro. Mi dispiace. Per i tuoi amici. Era destino.
Beh, non sono tutti amici miei, eh. Il gruppo dei lupi comunque è grande, eh. Non è che ci si conosce proprio tutti. Mamma mia, ma che gli hanno fatto, madonna santa. Domenica. Io e Scott siamo approdati sulla costa orientale alle 3 circa. Le informazioni prigioniere erano affidabili questa volta, nessuna resistenza, ci spostiamo più in alto per fare il punto. La concentrazione massima di strutture sul fronte sud, fattoria a nord e a est è quello che si direbbe un campo di taglialegna, il resto dell'isola è punteggiato da strutture minori. Di legno, successiva al contagio. Quando dicevano di voler vivere a contatto con la natura, non mentivano. Proviamo ad avvicinarci a uno dei villaggi. Sto attendendo la notte in un vecchio edificio al centro dell'isola. Le IE non hanno ancora saccheggiato e ricostruito l'area. Potrebbe essere un buon punto d'incontro. Sono molto più numerosi quanto pensassimo. È allarmante. I villaggi sono fortificati e le pattuglie ordinate ed efficienti. Abbiamo raccolto più dati del previsto. Facciamo ritorno. Abbiamo trovato la barca alla deriva, distrutta. Sanno che siamo qui. Ci serve un'altra via per lasciare l'isola. Mi sa proprio che non ci perché siete riusciti. Me l'ha chiesto anche lui. Perché non meritate tutto questo. E poi ne avevo bisogno. Dovevo farlo. Perché? Perché? Spiegati, analizza un po' di più i tuoi bisogni. Alcol. Aveva bisogno per cosa? Fare qualcosa di buono una volta nella sua vita? Non lo so, non saprei. Non capisco. Andiamo, va. Ti seguo, ti seguo a ruota. Mamma mia, proprio in mezzo. Nella tua selvaggia. È il segnale d'allarme. La tua gente è qui. Già? L'intera isola è in allerta, dobbiamo sbrigarci. Accidenti, Isaac. Che culo, siamo venuti in questo posto. Seguimi. Giusto nel momento peggiore. I soldati. Perché ho la metà del cuore. Cosa faranno gli altri quando arriverà la mano? Alcuni scapperanno, i più combatteranno. Ok. Il momento peggiore non poteva esserci. Grazie Lev. Grazie ancora, davvero. Sono molto commossa. Allora. Ok. Ok cosa? Dici che non c'è nessuno, ma di sicuro ci sarà gente qua intorno, scusa. Mi sembra assai improbabile che non ci dove sia sono nessuno. Tutti? A combattere. Ah. Ma quindi io posso sbirciare dentro le case? Oh! Sono anche i polli. Vediamo un po' se c'è qualcosa di utile qua dentro. Allora, qui straccetto, esplosivo e colpi per fucile. Ah, è ancora colpi per fucile, fantastico. Dammi un attimo, aspetta. Vi derubo un pochettino e poi torno. Perché comunque, se c'è roba utile mi serve. Quindi dardo. Alcol, grazie. Qua dentro non c'è niente. Qua, nulla. Su questo tavolo, esplosivo. Perfetto. Colpi per pistola. Mi sa proprio che possiamo andare. Che succede? Che la sua voce ci guidi nella tempesta. Quando ti perdi nell'oscurità, cerca la luce. Che cos'è? Una frase che diceva mio padre. Vabbè, andiamo, va. Non perdiamo tanto altro tempo perché qua la situazione penso degenererà molto presto. Dobbiamo arrivare lassù. Intendi lassù? C'è penso, io non ti preoccupare. Questi muscolazzi sposterò questo immenso carro che ci permetterà ovviamente di arrampicarci. Ecco fatto. Perfetto. Sento delle voci in lontananza. Non è un buon segno. Posta di Yara, grazie. Qua dentro c'è altro. Alcol, dardi. Perfetto. E passiamo di qua. Portatele al rifugio! Presto! Si mette male. Come usciamo da qui? La porta sarà chiusa. La segheria. Il grosso edificio a destra con le torce. Da lì si esce. Sì. Va attraversato. Perfetto. Andiamo. Ok, dobbiamo passare dalla segheria. Chiudete tutto! Isoliamo il campo! Ovviamente mo ci stanno sti bastardoni qua che girovagano. Qui a sinistra.
Niente ragazzi, dobbiamo iniziare la nostra piccola caccia, cercare di ammazzarli uno per uno, singolarmente, possibilmente il più silenziosamente possibile, anche perché non ho colpi che... non ho così tanti colpi che mi possono aiutare, ecco, quindi la vedo male. Allora, vediamo se riesco a fare la prima uccisione silenziosa senza fare danni o macelli, quindi vieni qua per favore. Ecco. Chi è? Cioè, raga, che palle, dai, su. Già c'è qualcuno che mi sta per individuare? Chi è? Ah, da là sopra, mi pare ovvio. Oddio, chi è? Dove? Ok, sempre quella. Allora, la segheria è di là, ragazzi, quindi c'è qualcun altro che mi sta per vedere, meraviglioso. Cerchiamo di stare al coperto per quanto possibile, anche se non garantisco ovviamente la buona riuscita del piano stealth, ecco. Io spero ovviamente di sì, ma la vedo comunque difficile. Quindi restiamo nascosti, ecco qua già mi sta per vedere qualcun altro. È impressionante ragazzi, ovviamente li hanno piazzati dappertutto. Se io facessi una cosa incredibile ed entrassi tipo qua dentro, no? Per cercare qualche munizione o robe simili, di sicuro ci sarà qualcosa qua. Ok, ingranaggetto, pilolette, straccetto, e va bene. Solo che io qua fuori ne ho vista una che girava per cavoli suoi, eccola qua. Magari se si avvicina da questa parte, ragazzi, riesco ad ammazzarla senza farmi scoprire. Ah, eccola qua. Sta entrando? Dimmi di sì che sta entrando. Zitti. Ok, stiamo un attimo. Ok, qua scoperto. Perfetto. E già siamo a due. Sembrerebbe incoraggiante, ma ovviamente io non griderò vittoria già da adesso. Quindi, anche perché ce ne sono tanti altri qua in giro, quindi non sarà così semplice. Anche perché erba alta per coprirsi non ce n'è. Ci stanno altri ripari, ma bisogna saperli sfruttare. Quindi lo facciamo muovere. Ci nascondiamo qua. Sì, non solo. C'era un altro anche qua davanti. Ah, ma se quello è sempre lì di vedetta ci vedrà sicuramente, ragazzi. Mamma mia, sì, vabbè. Ce ne sono 3000, come al solito. Raga, la vedo male, eh. Io ve lo dico. Come sempre faccio il possibile per non farmi scoprire, ma dove ti muovi, ne incontri uno. E non è che uno possa farci più di tanto, insomma. Chissà se riesco a fare fuori questo qua con l'arco senza che qualcun altro mi becchi. La vedo difficile, ma... nascosti. Proviamo ad andare, ragazzi. Mi azzardo. Vado. Vieni qua. Zitto. Zittiamolo prima che possa fare qualsiasi cosa. Ok. Quindi almeno questo pure sono riuscita a farlo fuori. Quindi proviamo adesso ad avventurarci di qua. Vediamo un attimino se sono ancora un pochino fortunata. Qua ce n'è uno. Chissà se verrà di qua. Se la fortuna mi assiste dovrei riuscire ad ammazzare stealth anche questo qua. Quindi oddio, ecco, giusto ce n'è un'altra lì di fronte, ragazzi. E comunque ci sta pure quello di vedetta. Niente. Zitti. Ok. Sono ancora salva, perlomeno per ora. Stiamo un attimo al coperto. Cosa c'è qua? Allora, martello lo cambio assolutamente. Ingranaggetto ed esplosivo, perfetto. Dovremmo cercare, ragazzi, di girare sta maledetta vedetta. Però... sì, lo vedo. E mi chiedo se entrerà qui. Sì, sta entrando qui. Solo che, regà, là davanti c'è sempre il bastardone. Forse riesco a fare qualcosa di bellissimo. Vieni di qua, zitto. Wow, ragazzi, mi sto stupendo di me stessa. Davvero, fino ad ora è andato tutto abbastanza bene. Ok, fucile a caccia. Sì, pistola a caccia, fucile ed esplosivo. Chi è? Che non so sinceramente, ragazzi, se avventurarmi di qua. Perché comunque c'è sempre quello lì sopra che in un modo o nell'altro mi vedrà. Però non mi resta, ragazzi, che provare a nascondermi qua dietro. Prima di essere vista, ovviamente. Con quella vedetta là sopra io non ci posso fare un cavolo.
Come faccio a stare nascosta se c'è sempre quello là sopra? Devo cercare di avvicinarmi a questo edificio il più possibile. Vediamo se riesco, ragazzi, in un'impresa veramente impossibile. Ok, restiamo un attimo fermi. Fra un po' usciremo dalla visuale della vedetta. Chi è? No, non ci credo. Entra nella segheria. Non ci credo. Sì, non avevo ricaricato un cazzo, ovviamente. Ok, ho mancato tantissimo. Lo volevo ammazzare. Non mi dite, raga, che mi fanno rifà tutto. Vi prego, no. Ok, per fortuna mi hanno fatto ripartire da qua, perché sennò veramente, ragazzi, buttavo giù qualche santo. Ve lo dico proprio sinceramente. Oddio. E chi se l'aspettava il bastardo con l'arco? Maledizione. Eccolo là, vedete? È uscito adesso, non me ne ero mica accorta. Comunque Yara è veramente in bella vista, però lui la ignora bellamente. Ok, proviamo ad avventurarci adesso, sperando che nessuno ci veda. Accidentaccio. Siamo nascosti. Forse adesso, forse lo posso ammazzare. Ok. Giù. Perfetto, ragazzi, ok. Allora, non contiamo quello che è successo un attimo fa. La consideriamo la migliore azione stealth che io abbia fatto, tipo nei 300 episodi che ho fatto fino ad ora. Direi di sì, ragazzi. Ho perso il conto, insomma, non mi sono messa a contare quanti ne ho ammazzati fino ad ora. Ma direi che mi posso ritenere più che soddisfatta. Un'altra cosa, direi di andare, oddio, di sopra, non ti girare, maledetta. E di ammazzare la vedetta. Ho fatto anche la rima. Come sono simpatica. Eccola qua, ciao cara, ciao. Niente, te tocca. Mi dispiace, ma non mi dispiace. Ecco qua, fantastico. Perfetto. Allora, colpi per fucile. Fucile e pistola. Niente, dardi al massimo. Non posso prendere nient'altro, quindi ragazzi, vediamo un attimino. Qua c'è roba che luccica. Alcol. Straccio. Ingranaggetti. E ingranaggetti, perfetto. Visto che ci siamo, quasi quasi direi di ammazzare anche questa qua, ragazzi. Dovrebbe essere l'ultima, almeno spero, qui nel circondario. Non vorrei creare casini per essermene dimenticata, insomma. Quindi acchiappiamola. Eccoti qua. Ciao cara. Ok, mi posso ridere più che soddisfatta quest'oggi della mia capacità stealth. Ok, allora siamo nella segheria. Direi così che possiamo andarcene, no? È stato pazzesco. Forse. Ci stiamo avvicinando. Perfetto, perfetto. Ce l'ho fatta, ragazzi. Che cosa meravigliosa. Va bene. Direi un attimo di procedere. Dove ci porterà questa folta vegetazione? E chi lo sa, chi lo sa? Forza, di qua. Vado. Ti seguo a ruota, Yara. O ti anticipo un pochettino, dai. Vediamo un po'. Ammazza. Lei ci proteggerà. Sì. Yara, dobbiamo muoverci. Ci proteggerà, sicuramente. Sicuramente. Oddio, tutte le barche, raga, arrivano proprio all'arrembaggio. Allora, ragazzi, visto che siamo arrivati in un momento di un attimo di riposo, diciamo così, e siccome suppongo che una volta che ci avvicineremo a quel luogo poi si scatenerà il macello, direi per oggi di fermarci qua e quindi di riprendere da qui la prossima volta. Quindi ci toccherà affrontare comunque una situazione veramente poco piacevole, perché Isaac alla fine ha deciso di mettere in atto il suo piano di eliminare tutte le iene, giusto questa notte ovviamente, giusto questa notte. Lev ha deciso di voler salvare le chiappe a sua madre, che ovviamente, ci tengo a sottolineare, lo odia. Quindi quando troverò Lev probabilmente lo sfragnerò di mazzate, ragazzi. Come sempre aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. E un bacio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!